È nella sede centrale di Via Roma che la Cassa di risparmio di Pistoia della Lucchesi ha tenuto una vera e propria cerimonia del vino, iniziativa per il taglio del nastro di una campagna promozionale sulla produzione vinicola dell'Alta Toscana che la banca realizza con Medio Credito Italiano, società del gruppo Intesa San Paolo specializzata in finanza d'impresa. Un progetto innovativo che esemplifica molto bene qual è il virtuoso rapporto fra una grande banca nazionale, la più importante banca del paese, Intesa San Paolo, e i territori in cui Intesa San Paolo è presente tramite le casse di risparmio. Stasera noi avviamo un progetto che prevede di far conoscere e valorizzare un tessuto straordinario di alte produzioni di vino. È una rete di oltre 140 aziende che cominciano ai confini della provincia di Pistoia con Prato, quindi con Carmignano, attraversano Pistoia, la provincia di Pistoia e di Lucca e si concludono in Massa e Carrara, quindi nella zona del Candia. Praticamente attraverso questa iniziativa stasera riceveremo tutte le bottiglie che rappresentano le migliori produzioni di queste aziende. Stasera costituiremo una sorta di gruppo di conoscenza di queste bottiglie e a questa iniziativa seguiranno poi una serie di degustazioni che porteranno l'iniziativa nei vari territori di eccellenza vinicola. Alla fine tutto questo lavoro confluirà in una guida che servirà per far conoscere a tutti quelli che lo vorranno, a cominciare dai turisti, le eccellenze vinicole dell'Alta Toscana e poi soprattutto a far conoscere queste eccellenze al grande appuntamento che si prepara per il 2015 che è Expo. Lì, attraverso Intesa San Paolo, questa parte di territorio potrà trovare una sua visibilità e una sua efficace rappresentazione. Alla fine il nostro auspicio qual è? È che si veda per la prima volta in una forma organica che in Toscana ci sono varie zone vinicole. C'è quella nobile e conosciutissima del Chianti, ma ce n'è anche un'altra Toscana del vino che è la nostra, che ha maturato in questi anni grande passione, grande esperienza e grande sapienza e che può concorrere assieme al Chianti e alla costa tirrenica a dare della Toscana l'idea migliore di quella che si può chiedere dal punto di vista delle produzioni vinicole. Dobbiamo far conoscere una zona che magari è partita con qualche anno di ritardo rispetto al centro della Toscana, al Chianti Classico, a Montalcino, nella produzione di vino di qualità, per un semplice motivo economico, perché da noi ancora il vino sfuso aveva una sua remunerazione. Quando queste realtà non sono più state remunerative è partito anche nelle nostre zone un processo di miglioramento della produzione che diciamo è importante per cambiare la produzione da vino sfuso a vino in bottiglia, quindi a un consumo di vino non più alimentare ma edonistico. Però si sta parlando di ritardi di qualche anno, per cui sicuramente la situazione è stata recuperata e oggi le nostre zone possono presentare dei vini che hanno sicuramente tutte le caratteristiche per interessare il pubblico dei vini toscani, perché rappresentano dei vertici qualitativi con delle caratteristiche che li rendono unici e quindi interessanti per tutto il mercato. L'urlo del vino non è altro che un urlo di gioia ad un territorio che produce delle eccellenze. Allora eravamo un pochino così sulle nostre, perché si è detto ma insomma la Toscana va sempre Chianti, giù Montalcino, insomma Bolgheri, la Maremma e tutto quanto. Ma noi a volte si rimaneva un pochino fuori. E allora a questo punto ci siamo un po' messi assieme, anche perché questo territorio che noi si rappresenta è uno dei territori in Italia dove si bevono i migliori vini, addirittura al mondo, nei ristoranti, nelle enoteche, nei ritrovi. Quindi perché non essere ancora più vivi e presente e rendere più orgoglioso questa qualità che siamo nati qua? Allora nasce proprio questo urlo del vino, perché nel Montalbano nasce Leonardo, a Collodi viene scritto il libro Pinocchio tra i più letti al mondo, Lucca e Puccini e le ville, la sua terra magnifica, poi questa terra che sprigiona questa uva per fare questi vini straordinari si trasforma a marmo, dove i maggiori artisti dell'umanità passano di lì e scolpiscono e fanno quello che fanno. Quindi non sono solo vini come tali, ma vini che rappresentano un territorio, perché ricordatevi,
Se noi produciamo pane, probabilmente le farine vengono da altri posti, da altri, magari è essenziale mangiare il pane, eccetera, si possono fare scelte e tutto. Ma il vino di questa terra nasce proprio sotto i nostri piedi, quindi fa parte addirittura del DNA dove noi camminiamo. Ha fatto questa idea della